Vuole una giunta fresca e la vuole entro venerdì prossimo. Pretende massima autonomia nella scelta degli assessori, mani libere dai partiti, dice. Katia Tarasconi, neosindaco di Piacenza, è tornata negativa al Covid e da oggi è al lavoro in municipio. Inevitabile uno sguardo al principale impegno politico, quello di allestire l'esecutivo che la affiancherà nei prossimi 5 anni, impazza il toto assessori. Mi piacerebbe, non è detto che io ci riesca, ma mi piacerebbe cercare di formulare una squadra che dà anche un senso di freschezza, sì, se possibile. Per adesso niente nomi. C'è una questione di competenze, c'è una questione di necessità all'interno, diciamo, dell'ente rispetto appunto ad alcuni uffici che secondo me hanno bisogno di una guida di un certo tipo. Ancora poche certezze dunque. È tutto molto, molto in divenire, perché basta spostare una casellina e casca tutto l'impianto. In pole position per un assessorato restano Francesco Brianti della Lista Civica e Cristian Fiazza del PD. Si fa avanti anche il nome di Paola Gazzolo. Tarasconi lo conferma. Sì, ci siamo parlate, ci mancherebbe altro. Io l'ho chiamata, le ho chiesto di dare una sua disponibilità, cosa che lei ha fatto, ci sono una serie di motivazioni per cui gliel'ho chiesto, dopodiché non so se alla fine l'assetto finale sarà quello che vede lo svolgersi finale. Il sindaco respinge l'ipotesi di una ripartizione di 3 seggi al PD, 3 alla Lista Civica, 1 a Piacenza Oltre, 1 a Piacenza Coraggiosa e 1 a libera scelta proprio del primo cittadino. Non c'è una ripartizione che ricade all'interno di numeri prefissati. Magari funzionerà così, magari non funzionerà così. Dipende dalle persone, dagli incastri che si riescono a fare. Per Tarasconi l'esperienza politica non sembra un requisito fondamentale. Guardate che Piacenza è piena di persone capaci, eh? Però bisogna anche dare modo ad una nuova classe dirigente di formarsi. Si può imparare tutto, quindi non vuol dire che se una persona non ha una specifica competenza, questa magari non sia portata ad avere un determinato ruolo. Il primo consiglio comunale potrebbe essere convocato lunedì 18 luglio.